Buongiorno a tutte, oggi sul canale c'è un video extra perché devo e voglio parlarvi di un libro, ovvero Ho sbagliato più di te e rifarei tutto di Nicola Palmieri, edito da Magic Press con un prezzo di copertina di 14 euro. Nicola Palmieri forse è meglio conosciuto sul mondo dei social come Redez. Lui infatti ha un canale, ha più di un canale su YouTube, uno dei quali è Quei Due sul Server, tenuto assieme ad un suo amico e collega, e un altro dei suoi canali, che è gestito solo da lui, prende il nome di Tutto Sbagliato. Nicola ha divorziato dalla moglie e ha quindi sentito la necessità di buttare su carta i suoi pensieri, le sue emozioni, i suoi errori, le sue esperienze, non solo per fare del bene a se stesso, non solo quindi perché ne sentiva la necessità, perché aveva bisogno di sfogarsi, ma anche, forse soprattutto, perché voleva dare un aiuto con questo suo libro, con le sue parole, a chi magari stava passando una fase una fase simile alla sua. Allora, di questo libro io vi posso dire che non mi ha fatto impazzire per diversi motivi. Innanzitutto perché trovo che qua dentro ci siano molte frasi da baci perugina, quindi molte frasi scontate, molte frasi banali, molte frasi sentite e risentite. Il tono è comunque molto colloquiale e questo mi è andato bene, nel senso che comunque è uno youtuber che ha veramente tantissimi iscritti e quindi il tono colloquiale usato da lui arriva sicuramente in modo molto più diretto alle persone che leggono questo libro. E leggere che uno youtuber con tantissimi iscritti ha avuto dei problemi che più o meno tutti noi abbiamo avuto o potremo avere, sicuramente ci fa avvicinare, permette noi comuni mortali a farci sentire più normali, a farci sentire più vicini a una persona come Nicola, che è appunto uno youtuber con tantissimi iscritti e con cui quindi molto spesso ci sentiamo ad un livello inferiore proprio per questo motivo. Quindi il tono colloquiale usato da lui l'ho anche apprezzato per questi motivi, però molte volte l'ho trovato troppo colloquiale, troppo semplice, con l'uso a volte anche di francesismi che forse non ci stavano nemmeno tanto. A parte questo, ci sono delle piccole, dal mio punto di vista, pecche sulla grafica. Ad esempio, una pagina a caso, questa. Allora, qui voi vedete, anzi non so se in realtà lo vedete, ma comunque ci sono delle frasi scritte in grassetto, delle frasi scritte con un font molto più grande e così via. Oppure un'altra pagina è questa. Quindi, vabbè, sempre il testo normale, che frasi scritte in grassetto, e poi un'intera facciata con una citazione di Nicola. Allora, veniamo a dire cosa non mi piace di questa grafica. Innanzitutto trovo che se sei uno scrittore, comunque se hai scritto un libro, sei in qualche modo uno scrittore, visto che hai scritto un libro. Trovo che scrivere un libro non necessiti, se tu sei bravo a comunicare, non hai necessità, dal mio punto di vista, di scrivere delle frasi in grassetto o scrivere delle frasi con un font esageratamente più grande rispetto al resto del libro. Perché se sei bravo a comunicare, dovresti arrivare alla gente, arrivare a chi legge ugualmente. A parte questo, poi una cosa che non mi è piaciuta sono appunto queste citazioni che riprendono, sono proprio copia e incolla di alcune frasi che Nicola ha detto nel corso del capitolo. Questa cosa non mi piace perché questa è una frase che io ho già letto, quindi perché devi rimettermela in una facciata? Che tra l'altro è una cosa che proprio non sopportavo perché interrompeva il discorso. Quindi io all'inizio, quando non sapevo che questa era una citazione ripresa e riportata del testo, interrompevo la lettura del testo per leggermi la citazione. Ma no, non va bene, nel senso, mi interrompi la lettura del testo che continua sulla pagina successiva.
No, quindi piuttosto mettimi quella citazione o alla fine di una frase o alla fine del capitolo o all'inizio del capitolo, non nel mezzo, quando mi interrompi il discorso. Quello che mi è piaciuto di più di questo libro sono state le ultime 80/100 pagine, in cui in qualche modo Nicola mi è sembrato ancora più vero. E ha parlato più specificatamente di alcune sue esperienze andate male, di alcune sue delusioni, e questo mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto veramente molto. Sicuramente comunque ho sempre trovato, anche in queste ultime 80 pagine, delle frasi scontate, banali e già sentite, però sicuramente un aspetto positivo di questo libro è che io non metto in dubbio che per alcune persone questo libro possa essere utile. Nicola comunque lo dice più e più volte, non è uno psicologo. E per fortuna che l'ha detto, perché alcune persone da questi consigli potrebbero pensare chissà cosa. Non è uno psicologo, è una persona comune che dà dei consigli alle altre persone, in base alla sua vita, in base a quelle che sono state le sue esperienze di vita, in base a quelle che sono state, le sue delusioni e i suoi errori. Quindi, in sostanza, questo per me è stato un libro che non mi ha insegnato qualcosa di nuovo, non mi ha, non lo so, non sarà insomma la mia, non è la mia nuova filosofia di vita, sono cose che avevo già letto, cose che sapevo già, quindi non mi ha cambiato la vita, però non metto assolutamente in dubbio che per alcune persone questo libro possa magari fare la differenza, forse, o comunque essere un aiuto. Sicuramente per alcune può essere un aiuto. Quindi, se siete incuriositi dalla figura di Redez, se lo conoscete come youtuber, se state passando un periodo no e volete provare a leggere dei consigli da parte di una persona che ha a sua volta provato più periodi no, questo è un libro che voi potete leggere. Qua sotto vi lascio anche la recensione, un'altra recensione, che è la recensione che ha fatto Grace di questo libro. E quindi se volete leggere un altro parere potete cliccare appunto sul link che vi lascio qua sotto. Detto questo, comunque vi lascio anche il libro linkato ad Amazon con cui sono affiliata, se volete leggervi la trama, se volete acquistarlo. E poi qua sotto, come sempre, cosa è successo? Ci sono problemi. Tutto a posto. Niemma, cosa gatto ha fatto? Cosa hai fatto? Eh? Dai, vieni qua. Comunque, stavo dicendo che se volete, come sempre, qua sotto trovate anche tutti i miei social, quindi il blog, la pagina Facebook, il gruppo Facebook, Twitter, Instagram e Goodreads. E noi, come sempre, ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!